In attesa della consueta edizione, in programma ad agosto, la settimana della letteratura di Bobbio, organizzata dalla casa editrice Pontegobbo, ha servito un ricco antipasto ieri sera, dove nel chiostro dell'abbazia di San Colombano, in piazza Santa Fara, ha rapito il pubblico con l'anteprima della kermesse, nella quale il noto giornalista e conduttore televisivo Paolo Del Debbio, dialogando con il direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi, ha presentato il suo nuovo romanzo Il filo dell'aquilone. Storia di formazione, il libro racconta di un giovane sognatore cresciuto a Milano in una ricca famiglia coltivando gli studi e tante fantasie a occhi aperti, dietro di sé alle sue origini celate dall'abbandono di quando, neonato, era stato lasciato alla carità delle monache con accanto un biglietto: è nato lunedì, dategli tutto l'amore che io non ho potuto dargli. Un libro che, oltre ai vari aspetti dell'esistenza, indaga anche il complesso e variegato concetto di libertà. Gli aquiloni volano perché sono tenuti in mano da quei bambini. Se quei bambini lasciassero gli aquiloni cadrebbero. Perché l'aquilone, che è il massimo simbolo della libertà, per volare la nostra libertà, ha bisogno comunque di attaccarsi in un posto. Certamente è attaccato in un luogo, e in un luogo certamente, almeno in parte, volerà. Dal 21 agosto, invece, partirà la rassegna vera e propria con un ricchissimo programma. Il nostro festival, diciamo che dà spazio sia al locale ma anche al nazionale, nel senso che ospitiamo autori appunto piacentini ma anche di livello nazionale. Insomma, negli anni abbiamo avuto ospiti come Donato Carrisi, Margherita Hack, tanti altri. Quindi, insomma, sicuramente è un appuntamento importante per la cultura e abbiamo due appuntamenti a serata e dedicheremo anche dello spazio alle donne, intanto perché abbiamo una piacentina dell'anno quest'anno, Donatella Ronconi, presidente di Editoriale Libertà, e poi celebreremo donne importanti come Maria Callas, come l'architetto Gaia Olenti, e insomma un programma molto ricco.